L'abbiamo vista nello stabilimento di Zuffenhausen, l'abbiamo vista al debutto al Salone di Los Angeles, adesso finalmente possiamo guidare la nuova Porsche Taycan 4S. La Taycan, sapete, è la vettura con cui Porsche ha premuto il pulsante sulla nuova era della elettrificazione, perché questa è una Porsche 100% elettrica. Questa nuova Porsche Taycan 4S è la versione entry level, diciamo, rispetto alle più potenti della gamma che sono state presentate, la Turbo e la Turbo S, ma entry level per modo di dire, visto che comunque è una vettura elettrica da 530 cavalli che con il pacchetto Package Plus arriva fino a 570 cavalli. Elettrica sì, ma una Porsche a tutti gli effetti, lo si vede subito dal design esterno. Vabbè, innanzitutto questi fari diventati caratteristici ormai di tutte le Porsche con quattro punti LED, questo cofano molto allargato con queste linee che riprendono le Porsche sportive degli anni 70, e poi una vettura bassissima, in assoluto la sportiva più bassa in questo momento. Questo chiaramente dà molte soddisfazioni poi al momento di mettersi alla guida. Poi tutta una serie di dettagli, come in questo caso questa apertura a sfioro per la ricarica, e poi sempre questi gruppi ottici, questa linea fly e linea continua che è diventata una caratteristica degli ultimi modelli Porsche. La Porsche Taycan 4S monta di serie freni a pinze fisse in alluminio monoblocco, 6 pistoncini sull'asse anteriore, e in alluminio 4 pistoncini all'asse posteriore.